di dire a quell'anno lì che è scomparso, sembra meno male, dove cazzo è andato? E lì ha guardato senza trucco. E allora vedi che ci vanno, sembrava impossibile due anni l'anno scorso. Stanno morendo da soli. Dio mio! Salema è stato quello che gli ha dato le frequenze in campo dell'1% del fatturato. L'1%! D'Alema è quello che ha disintegrato la Telecom, voi non le sapete queste cose. Dando la Colanino a debito, gliel'ha fatto comprare a debito. E ha fatto 40 miliardi di euro di debito comprandola e hanno mantenuto il debito fino adesso, perché pagavano i dividendi. E si sono venduti tutto dentro, dalle automobili, il più grande parco automobilistico d'Europa, gli immobili. Se li comprava il Tronchetto, ve lo ricordate? Io sono andato dentro il consiglio di amministrazione a dirgli che erano dei farabutti, ve lo ricordate o no? E allora riconoscetemi qualcosa. E quando l'ho fatto per soldi, me ne battevo i coglioni io sui soldi. Ci potevo, ce l'ho, me li sono fatti con 42 anni di lavoro. Potevano offrirmene io centinaia di milioni per fare delle sull'emissione. E vengo qui a farmi rompere i coglioni un po' da lui e da questo cazzo qua. Perché? Ma sono felice, no, sono felice. E allora, avete un po' di coraggio? Io ce l'ho. Io non voglio farvi un complimento, ma vi devo spiegare chi sono. Perché se agite con quello che mi dicono i giornali, devo combattere con dei pregiudizi, che non ce la faccio, devo parlarvi di me. E non voglio parlarvi di me, voglio parlarvi di loro. Sono loro i veri eroi di questa epoca che vanno a chiedere i permessi, raccolgono le firme, le devono certificare in un comune che li odiano tutti, figure di destra, di sinistra, devono trovare uno di nascosto per i firmi, gli unici, perché loro ce l'hanno di diritti, e noi dobbiamo giustificare e dobbiamo essere lì, che non cerchiamo di porre un rimedio se ci sarà. Questa nazione, questo sistema è finito, del PIL, della crescita, delle banche. Non è possibile prendere, basta andare in televisione a dire facciamo l'ideona. L'ideona. Sono banchieri, stanno sistemando le banche, sistemano le banche e dissestano le famiglie. Non ti danno più una lira, hanno preso 150 miliardi dalla banca centrale all'1%, comprano bot al 6%, guadagnano 5%, a te non ti danno una lira. Vai in banca a chiedere un fido, vai in banca, non ce l'hanno, sono fallite. Hanno delle SPA con dentro immobili che costano un terzo del loro valore. Hanno dentro i loro bilanci delle azioni Telecom, azioni FIA. Adesso io arrivo da adesso da rendere la FIA. Valeva 5 anni fa la FIA 24 euro d'azione, adesso vale 4 euro. 4! E il suo amministratore delegato si è messo in tasca in 5 anni 235 milioni di euro, 1250 volte il suo operato. E niente, nessuno deve dire niente, tu hai diritto a guadagnare quello che vuoi, se la tua azienda va bene, ma là sono andato all'Alfa. L'Alfa era la più grande azienda al mondo di automobili. Andavo in Australia, ti dicevano Alfa Romeo, il più grande sport, l'uomo che ha inventato l'automobile. C'è una frase che diceva, quando vedo un Alfa Romeo mi tolgo il cappello, hanno disintegrato tutto, lì non li metti alla famosa del mondo. Non c'è rimasto più un cazzo, ci ha messo dentro della gente come delle vedenti che se l'hanno sbranata, che è la numero uno del PD. Basta, mi devo parlare, non mi devo parlare, perché voi non mi infarto, a voi sarete dispiaciuti tutti tranne uno. Allora mi devo parlare. E allora, se questi non mi trovo, allora io vi farei parlare tutti per l'amor di Dio. E allora, questo paese se n'è andato, non c'è lavoro. Abbiamo il costo del lavoro più alto d'Europa, i salari più bassi d'Europa. E come mai? Allora, dici delocalizza, le grandi aziende se ne sono andate, delocalizzate. Quello lì è andato Tremonti, Rigor Mondis, questo esorcista al contrario. Va, su per giù, è andato in Cina. Abbiamo un debito, non possiamo vivere la nostra vita in funzione di pagare un interesse di un debito che non abbiamo fatto noi. Mettetevelo in testa, hanno messo all'incasso gli ultimi bot 15 giorni fa, hanno dovuto venderli perché li stampa, il ministro del tesoro li dà alle banche. Il giro è quello lì, l'80% ce l'hanno le banche, per salvare il culo alle banche.
Hai capito? Non siamo come i giapponesi che hanno il debito triplo del nostro, ma ce l'hanno i cittadini giapponesi. Da noi ce l'hanno le banche straniere. Correa, che è il ministro, il presidente della Repubblica dell'Ecuador, è nella stessa posizione, ha detto: cazzo, siamo strangolati dal debito, ha preso il debito in Parlamento e ha detto: voi non metterete più piede qua. Parlava degli Stati Uniti, con le loro multinazionali, ha tracciato il debito e ha detto: adesso andate a fare il culo, non si può morire così. Allora non sento le cose. Allora, l'Islanda, la più ricca d'Europa, faceva l'energia col geotermico, i pannelli solari, l'idrogeno, i pescherici andavano all'idrogeno fatto col calore. Dio mio, il più alto indice di reddito della storia dell'Europa. Due banche straniere fanno fallire, ti portano via tutti i risparmi. Cazzo, il Fondo Monetario dice: intervengo, io vi presto i soldi, vi presto. Ci prestano, non ci danno. E poi rimborserete in 100 anni 100 euro a te. Avevano, l'Islanda ha un presidente con i costo coglioni. No, ha chiamato Napolitano e gli ha detto: non cosa faresti tu? Io sono vicino a te. E lui, Napolitano, ha detto: non. E allora che cosa ha fatto? Ha fatto un referendum, ha fatto decidere i cittadini. Ha detto: non posso decidere io. Ha fatto un referendum, ovviamente il 99% ha detto: non lo paghiamo. Hanno nazionalizzato la banca, hanno fatto arrestare i banchieri e in questo momento, mentre noi parliamo, i cittadini islandesi stanno decidendo, scrivendo la Costituzione dell'Islanda. I cittadini in questo momento, è veloce il cambiamento, non abbiamo più tempo, è velocissimo, in Germania il 10% del Parlamento, c'è cioè il partito dei pirati, che sono al 10%, hanno dai 16, 17, 21 anni, signori, qui abbiamo della gente al governo di 80, 90, con la prossima, con la PSA, due lì, hanno una visione del futuro che non ne frega un cazzo, abbiamo la banca, noi dobbiamo creare posti di lavoro, fare innovazione piccola, media impresa, detassare, innovazione significa avere una banda larga, veloce, libero accesso e gratuito, accesso per diritto di nascita, l'accesso alla conoscenza libero e gratuito, perché sei nato qua, te lo deve dare il tuo Stato, il comune, il wifi, puoi lavorare, non devi andare via il weekend perché ti rompi il cazzo con le macchine, lo smog, il cemento, stai qui perché devi amare la tua città e il verde lo trovi lì, vai a Berlino, nessuno al sabato e la domenica se ne va, vanno in campagna, in centro della città con la bicicletta, perché in centro c'hanno fiumi, laghi, montagne, adesso si mettono lì con un computer e lavorano lì, non come i nostri giovani che un milione e mezzo se ne sono andati con la laurea, con un culo così delle famiglie, se ne sono andati e abbiamo portato 2 milioni di manovali con l'edilizia che è ferma. L'edilizia sta perdendo 300.000 posti di lavoro ogni settimana. Ho parlato col più grande produttore di cemento, una multinazionale svizzera, sentite questo, produce la più grande quantità di cemento al mondo. Ho detto: cosa avete venduto quest'anno? Il 50% in meno, e il prossimo anno contiamo di vendere l'80% in meno. Ma me lo diceva col sorriso. Ho detto: ma che cazzo mi prende per il culo? Avete pensato a riconvertire? Non vedete più come potete andare avanti? No, noi andiamo avanti lo stesso. Produciamo la stessa quantità di cemento, perché se abbassiamo la quota perdiamo i finanziamenti sulla CO2. Allora questa è un'economia basata sul nulla, sui derivati, finanziamenti pubblici. Finanziamenti che arrivano dall'Europa per finanziare un'azienda di cemento che fa cemento e lo butta via. Signori, ma ci riappropriamo della nostra vita, la vita. Ti porta via la vita uno con la triplice A che vive a New York. Ti portano la vita questi morti, questo vendolo. Se parla male di me quando io l'ho aiutato a diventare, mi sparerai sui coglioni. L'ho aiutato, perché promette, c'era un salto grosso acquedotto dell'Europa. Dall'altra parte si candidava uno di Saltagirone che voleva comprarsi. Lui se ne ha detto: diamo una mano a lui. Andatelo a vedere sul blog la sua intervista prima che diventasse presidente, capireste molte cose. E si era impegnato a rendere pubblico l'acquedotto, si era impegnato con le rinnovabili, alla raccolta differenziata.
se l'ha insegnato talmente tanto bene che io gli ho mandato anche una persona che stimo e stimo ancora di più, che è il più grande esperto di acqua al mondo, che si chiama Riccardo Petrello, un professore belga, ha fondato il forum dell'acqua mondiale con la signora Mitterrand, è andato lì a fare il presidente dell'acquedotto, dopo 6 mesi è andato via perché non riusciva a capire cosa stava succedendo, bisognava togliere un SPA e non volevano togliere. Allora, è inutile che stia qui per parlare di ripubblicizzazione dell'acqua privata, di un'SPA, punto, che se ne andate. Questo è Vendola, quello che è il supercazzola, quello che dice che la politica è l'archeotipo della complessità e gestire la complessità. E lui parla con questi termini, tu lo guardi, si cazzo, però dice delle cose, dice la cosa in genetica, l'alterazione dell'io cosciente che si infutura nell'antropoformismo, nella superfettazione della no sfera, dice avrà detto qualcosa, non ha detto un cazzo, ha detto una supercazzola. Allora appena si è insegnato l'acqua pubblica, un sogno è rimasto SPA, la prima cosa che ha fatto quattro inceneritori con la marcia gara,